tutti, se sentite un respiro affannoso, non lo so se lo sentite, è a fianco a me Perla. Perla è qua, tutte le volte che io giro film, lei è qua con me. Giro film, sì, che giro i video, lei è qua con me. Facci vedere in telecamera. Ma certo. Lei è la mia fan numero uno, probabilmente è l'unica. Detto ciò, ciao Perla, è stato bello. Allora, questo voleva essere un video book haul. Ehi, smettila, non farmi dispetti. Vai via. Allora, praticamente questo appunto è un video book haul e book haul, nel senso vi faccio vedere gli ultimi acquisti che ho fatto, se Perla me lo permette. Dobbiamo iniziare a fare lo stacchetto che inizia inverno e noi facciamo lo stacchetto solo d'inverno? Cigola, cigola quando sbadigli, cigola. Allora, praticamente stavo dicendo, volevo far vedere gli ultimi acquisti libreschi che ho fatto. E anche fare un book haul, altri libri che metto in vendita ma che vi avevo già fatto vedere e altri che non vi avevo ancora fatto vedere. Poi se volete metterei anche in vendita alcuni fumetti tipo Crossed eccetera, alcuni numeri che magari ho uguali, sì, perché ho speso 15 euro magari per avere degli stessi numeri perché sono molto intelligente. Detto ciò, passiamo agli acquisti. Vi ho fatto vedere un ultimo acquisto che ho fatto e che è lui, è Tyrion, Tyrion o come il diavolo si chiama, perché nel libro è scritto Tyrion, però penso sia Tyrion, questo qua dopo la battaglia, vedete, c'ha anche la cicatrice, quindi come vedete io ho acquistato lui, il primo è stato ovviamente Jamie, perché vogliamo parlarne della manina d'oro di Jamie e quello in mezzo è stato lui, il mastino che io stramo nel libro, veramente mi dispiace che sia poco nominato. Spero che adesso Martin con il 13° libro che si dia una mossa a scriverlo e che diciamo presenti meglio questo personaggio. Detto ciò, mi è anche arrivato un pacco di un libro che io ho prenotato a fine agosto, mi è arrivato adesso. Allora, questo pacco qua che arriva, sì, dalla Gran Bretagna arriva. Ed eccolo qua. Oddio, ma sembra carinissimo. Allora, ho acquistato questo. Messenger of Fear, messaggero di paura. Play or Pay, questo qua. Guardate che figo, ha tutte le pagine nere. Vedete, qua c'è scritto Warning, contiene scene di crudeltà e violenza. Quindi è proprio il mio genere. Qua c'è scritto lui è messaggero, lui è un messaggero e lui diciamo vi offre il suo gioco, giocare o pagare. Quindi mi sembra molto carino, di Michael Grant, e c'era scritto appunto che era tra i primi numeri. Scritto appunto normale, però non vedo l'ora di leggerlo. È scritto in lingua, quindi boh, proprio per. E guardate che bella che è la copertina. Cioè, guardate che figata che è la copertina. Quasi quasi lo leggerò senza sovracopertina. Comunque, e niente, in lingua non credo sia stato ancora purtroppo tradotto in Italia. L'avevo visto su Instagram, sul profilo di una ragazza, di una booktuber, appunto, avevo visto che aveva messo questo libro tra i suoi preferiti, eccetera. Ho detto, ma sì, proviamolo. Poi ho anche acquistato, nel senso, questo l'ha acquistato il mio ragazzo, gliel'ho fregato perché ci metto di meno a leggerlo io. Elle, Change the World, queste qua sostanzialmente di Elle. Non so se avete visto Death Note, se non l'avete visto vi consiglio di guardare l'anime. Guardate che bella che è. Così. Vi consiglio comunque di guardare l'anime o leggere il manga, perché è molto bello. E questo invece è una sorta di libro che vi va sostanzialmente a raccontare le indagini di Elle mentre sta indagando con Kira, mentre sta possibilmente prendendo tempo con Kira. Quindi sembra molto carino ed è appunto scritto da M, quindi da Mollo. Questo qua però è costato 16,90 euro, quindi questo. Poi, sempre in fumetteria, perché l'ho trovato in fumetteria, l'ho trovato a Pop Store. Ho acquistato il numero 9 di Soil. Come sapete, io sto seguendo appunto questo anime, questo manga. Devo dire che, allora, mentre a metà era diventato abbastanza confusionario, nel senso che
veramente si parlava di paranormale e di realtà, di situazioni veramente surreali. Adesso si sta veramente districando la vicenda relativa alla storia delle indagini relativa alla sparizione della famiglia Tsutsushiro, che è questa famiglia che vive appunto a Seoul New Town in Giappone. E niente, devo dire che appunto i primi numeri erano quelli che a me erano piaciuti di più, perché sostanzialmente andavano a colpire e erano quelle che praticamente andavano a carpire la fattispecie psicologica dei vari individui, mentre in questo caso diciamo che man mano, più che fattispecie psicologica, va veramente molto sul paranormale. Ci sono ancora due numeri, vi farò sapere, nel senso che da quel che ho capito finisce all'undicesimo numero. Quindi farò sapere, ad esempio, a me Dragon Head non era piaciuto, quindi molto probabilmente venderò poi il lotto di Dragon Head, che sono 10 numeri. L'inizio era fantastico, la fine per me è stata un po'. Però comunque ne vale la pena leggerlo. Se volete leggere Dragon Head, poi vi faccio vedere, lo metto comunque in vendita in lotto. Comunque, questo qua. E poi ho acquistato, sempre approfittando dello sconto Bao, che continuerò ad approfittarne fino al 25 settembre. Ho acquistato appunto In Real Life, questo qua, che è stato scritto da Cory Doctorow. Dr. Rove e da Jane Wang per i disegni. Allora, che dire, i disegni a me piacciono molto, nel senso che sono molto puliti. Sostanzialmente questa è una graphic novel che parla di giochi virtuali, ma soprattutto del fatto che in realtà una realtà virtuale comunque è sempre una realtà, nel senso che ad oggi la realtà virtuale o comunque i giochi virtuali coinvolgono persone reali, no? Quindi coinvolgendo persone reali si possono creare poi sempre situazioni di cyberbullismo, di appunto suprema, di superiorità e oppressione dell'altro, quindi è veramente molto carino. Va a toccare, secondo me, perché l'ho già letto, va a toccare in modo però, secondo me, troppo semplice, una tematica che poteva essere sviluppata molto, il fatto che magari noi ci crediamo meno fortunati di quello per quello che abbiamo. Quindi questa ragazzina americana magari vive comunque la propria situazione, eccetera, e si deve confrontare con un altro ragazzino cinese che appunto a 16 anni viene sfruttato a lavorare. Quindi viene sfruttato al lavoro, appunto si sa che purtroppo in questi paesi purtroppo si sfrutta la manodopera minorile perché a basso costo, non c'è assistenza sanitaria in questi posti, figuriamoci, devi ringraziare che hai un lavoro, punto, guai se ti lamenti, e quindi vengono toccati dei temi che sono veramente molto importanti. Questo mi è piaciuto, dei temi molto importanti che però sono stati sviluppati poco secondo me. Nonostante ciò, la graphic novel è veramente carina perché parla di come tu riesci a, diciamo, di come tu nella realtà virtuale possa essere ciò che vuoi, ciò che desideri, eccetera. Ovviamente ti parla anche dei benefici di internet, c'è tutta una parte iniziale dove l'autrice ti spiega cosa vuole, in che modo, perché ha voluto fare questa graphic novel, perché ha voluto cercare di evitare di demonizzare internet. Internet può essere una grandissima risorsa, quindi è questo che l'autrice trapela, diciamo, da queste pagine, il fatto di far capire al lettore che internet non deve essere per forza Satana o il demonio. Qualsiasi cosa, se usata in modo giusto, la tecnologia può aiutare tantissimo. Poi diciamo che ci facciamo prendere la mano e di solito poi magari social network, altre piattaforme, eccetera, spingono, diciamo che coinvolgendo tutti, magari coinvolgono anche persone che hanno dei problemi e persone che magari poi sono frustrate e che diciamo gettano tutti i loro problemi eccetera sulla rete, andando anche a bullizzare altre persone e così via. Molti parlano di internet o dei messaggi eccetera come un qualcosa di negativo anche per le relazioni sociali. In realtà l'autrice ci vuole far capire come in realtà grazie a internet le relazioni sociali da una parte sono migliorate per quanto riguarda la distanza. Una volta, ti fa l'esempio che una volta per invitare qualcuno dovevi inviare lettere, dovevi fare un casino, adesso grazie all'email, a Facebook, non spendi così tanto come spendevi prima in tempo e in denaro. Quindi diciamo, ti vuole far notare che internet ha degli utilizzi positivi,
Mentre invece poi se si abusa di uno strumento, poi alla fine ovviamente diventa qualcosa di negativo, come ad esempio il fatto di colloquiare, relazionarsi soltanto più tramite questi veicoli, no? Mentre prima, diciamo, ci si esponeva molto di più, adesso si tende a nascondersi dietro una tastiera, no? Perché il confronto faccia a faccia, diciamo, è più difficile da sostenere rispetto che tu a casa seduto su una tastiera. Comunque, questo è veramente carino. Vi dico, costa 18,50 euro, secondo me è uno sproposito per la graphic novel in sé, perché è carina, però 18,50 euro è veramente tanto. Infatti l'ho acquistato con 25% di sconto pagando circa 13 euro e allora là l'ho preso. Anche 13 euro è tanto per me. Io vi consiglio appunto di acquistare Nimona, acquistare Cobane Calling. Questo è carino, nel senso che ti fa riflettere. Però diciamo che ci sono delle graphic novel migliori. Poi ho acquistato, allora, sempre in due formati diversi, perché non li ho trovati, questi qua al supermercato, Tom Wood Killer, che parla praticamente della storia di un sicario che si ritrova a diventare preda praticamente, quindi da che era cacciatore si trova ad essere preda, qualcuno lo ha incastrato e quindi i servizi segreti di vari paesi iniziano praticamente a tallonarlo e a cercarlo, quindi mi sembra carino e ho acquistato anche insieme Killer, sì, Killer Nemico che è sempre di Tom Wood, quindi ho acquistato questi due insieme perché costava nettamente di meno e quindi questo costava 6,45 euro, questo qua mi pare 5 euro. Vediamo se qua c'è scritto o no. Comunque mi pare 5 euro. Poi ho acquistato. Poi basta perché li ho acquistati con i vari sconti. Perché sennò sto cacchio. Allora, ho acquistato The Demonologist, che è di Andrew Piper, che praticamente diciamo me ne sono innamorata quando ho letto, sostanzialmente quando ho visto anche sul profilo di Instagram di varie ragazze che parlavano appunto di questo come un thriller horror e appunto parla di demonologia, che è lo studio dei demoni, quindi il demonologista è colui che studia sostanzialmente i demoni. Quindi niente, volevo appunto affrontare questa lettura che inizia con lui che crede di essere in un incubo mentre in realtà lo sta vivendo veramente. Comunque vi farò sapere, questo qua è un horror e quindi l'ho acquistato per quello. Ho acquistato poi anche, e poi ho acquistato Dear Killer, questo qua, che è praticamente un thriller psicologico, quindi di Catherine Hewell. Anche qua parla praticamente di un sicario, di una killer, di una donna che praticamente fa la killer e quindi volevo appunto inoltrarmi in questa lettura. Purtroppo Demonologist e Dear Killer sono soltanto scritti in lingua inglese, quindi per adesso non è possibile trovarli in italiano, però chi lo sa se prima o poi finalmente in Italia si decideranno a pubblicare anche libri belli. Detto ciò, allora, io vi dico quelli, i libri che volevo vendere. Voglio vendere Confessi di Colleen Hoover, questo qua, appunto intoccato. Poi vi metto i prezzi sotto. Comunque, questo veniva a 14,86 euro e ve lo faccio a 6 euro. Comunque, vi metterò sotto i prezzi. Ovviamente anche qua vi ripeto la cosa che avevo detto prima, ma non per farla saccente, eccetera, ma perché che è necessario che tra esseri sociali ci si diano delle regole. Allora, la spedizione per chi è che vuole i libri può essere spedizione e piego di libri ordinario, in quel caso non vi faccio pagare la spedizione, nonostante comunque chi è che spedisce paga il peso della merce che spedisce. Se invece in questo caso la spedizione ordinaria non è tracciabile, ciò significa che nel momento in cui io do il libro al postino, a imposta, non so che fine fa. Quindi se si perde non è mia la responsabilità perché diciamo basta scegliere in questo caso la spedizione invece con piego di libri con raccomandata che costa 3,63 euro, 3,63 euro che ovviamente verranno addebitati sul prezzo normale di listino, quindi se sono 6 euro questi, se si sceglie di prendere la spedizione con raccomandata saranno 9 euro, quindi mi metto 3 euro, ok?
Ok, quindi questo qua non lo leggo non perché non è bello, ma perché ho iniziato a leggere le prime pagine e come vi ho detto io sono abbastanza sensibile all'argomento persona malata, persona molto malata, persona che sta vicino a una persona molto malata e quindi nonostante sia scritto comunque in un inglese e in lingua, in un inglese molto semplice, nel senso che è abbastanza fattibile, comunque consiglio sempre di prima di acquistare un libro in inglese scaricatevi l'estratto, vedete se riuscite a cavarvelo con quell'inglese e nel caso acquistate il libro. Devo dire che è scritto molto bene, in modo molto scorrevole, però ho dovuto smettere di leggerlo perché il mio cuore si stava spezzando in tanti piccoli pezzi e quindi nonostante sia molto bello, perché comunque ne ho letto un po', non sono riuscita ad andare avanti e quindi mi dispiace tenerlo in libreria lì, magari se c'è qualcuno che se lo vuole leggere e vuole portarselo, diciamo, a casa è qua. Poi, questo qua, Preda di Christopher Pye. Allora, la storia di Alyssa, una diciottenne che però in realtà ha l'aspetto di una diciottenne, ma nella realtà è una vampira di 50.000 anni, che si ritrova a dover continuamente, diciamo, combattere col proprio istinto, bestia da vampiro e umano. Quindi ha questo conflitto interno tra il nutrirsi e il dissetarsi e cercare, diciamo, di vivere, diciamo, tra gli esseri umani e praticamente crede di essere l'ultimo vampiro finché non si sveglia dalla tomba la sua nemesi, quindi deve combattere contro di essa. Mi piace il personaggio di Alyssa, è molto carino. Se lo volete acquistare, io l'ho pagato, costa 16 euro, ve lo faccio a 7. Questi due libri della Yoshimoto. Allora, uno è Un viaggio chiamato vita e Un presagio triste, questi due libri qua. Allora, costano ognuno 7 euro e questo 8, quindi verrebbero 15 euro. Allora, se li prendete entrambi, praticamente questi due libri ve li faccio a 9 euro, entrambi. Scegliete poi voi la spedizione e invece separati saranno a metà del prezzo. Poi, vivendo il Signore delle Mosche, non perché non mi sia piaciuto, ma perché io che soffro di Alzheimer precoce, veramente mi sto iniziando a preoccupare, ne ho acquistati tre, sempre credendo di non avercelo in casa, no? Nel senso che quando avevo voglia di leggerlo, lo cercavo, spariva, tornavo a casa con il libro e lo trovavo là che mi fissava in libreria, quindi dicevo, vabbè, è uno scherzo, ma stiamo scherzando, quindi non riesco ancora a capire se i miei libri sono stile Toy Story che prendono vita e si spostano. Probabile, quindi questo è costato 10,50, lo vendo a 5 euro. Poi per gli amanti della Troisi vendo questi due libri qua a 5 euro l'uno perché ormai, cioè, sono i regni di Nashira. Sono due edizioni differenti, come vedete, uno è in copertina flessibile e l'altro è in copertina rigida. Allora sono l'uno e il due dei regni di Nashira che parlano appunto di Talita. Se volete leggerli sono veramente molto molto carini e veramente molto bello. Vi metto appunto sotto tutti i prezzi. Fatemi sapere se volete anche delle graphic novel, cioè più che graphic novel, che se avete voglia di vedere fumetti e tutto, alcuni li metto in vendita. E niente, ci vediamo la prossima volta col prossimo video. Ciao!